Negli anni passati venne promulgato un decreto con lo scopo di salvare le anime, salutifero, che per porre fine ai pericolosi scandali dell'età attuale imponeva in maniera opportuna di non parlare dell'opinione pitagorica in merito alla mobilità della terra. Ci fu tuttavia chi sostenne che quel decreto fosse stato il frutto non di un accurato esame, ma di una reazione istintiva, passione, troppo poco informata, e si sentirono lamentele, querele, in merito al fatto che le persone competenti, consultori, chiamate a dare un giudizio, totalmente inesperte delle osservazioni astronomiche, non dovevano, con divieto immediato, proibizione repentina, porre bruscamente fine, tarpar l'ale, alle ricerche degli scienziati, agli intelletti speculativi. Il mio zelo, la mia particolare sensibilità per la questione, non poté tacere nell'udire la temerarietà, la sfrontatezza di lamentele del genere. Poiché ero pienamente al corrente, pienamente instrutto di quella saggissima decisione, decisi di espormi pubblicamente davanti a tutti, nel teatro del mondo, per testimoniare la verità, per dire come stanno veramente le cose. A tale scopo, nel discorso, ho sostenuto la tesi di Copernico, ma solo come ipotesi matematica, ricorrendo ad ogni mezzo, artificio, per mostrarla superiore, non alla tesi dell'immobilità, fermezza della Terra in assoluto, ma a quella tesi, così come viene difesa da alcuni, che, professandosi peripatetici, cioè seguaci di Aristotele, ne conservano solo il nome, accontentandosi, senza passeggio, di adorare le ombre, senza fare filosofia con il proprio ingegno, ma solo sulla base del ricordo di quattro principi filosofici male compresi. Gli argomenti principali saranno tre. Prima di tutto, cercherò di illustrare che tutte le esperienze che si possono svolgere sulla Terra sono mezzi insufficienti per concludere che essa si muove, ma possono viceversa adattarsi sia all'ipotesi della Terra mobile che a quella della Terra immobile, quiescente. E spero che in questo caso emergeranno molte osservazioni sconosciute agli antichi. In secondo luogo, si prenderanno in esame i fenomeni celesti, assecondando, rinforzando, l'ipotesi copernicana come se dovesse risultare del tutto vittoriosa, portando a favore di questa nuove ipotesi, nuove speculazioni, le quali, tuttavia, avranno solo lo scopo di rendere più facile la spiegazione di certi fenomeni astronomici. In terzo luogo, proporrò una fantasia ingegnosa. Molti anni fa mi era capitato di affermare, mi trovavo aver detto, che il problema ancora irrisolto del flusso del mare potrebbe essere spiegato ammettendo il moto, la mobilità della Terra. Ho inoltre ritenuta particolarmente adatta a questi concetti la forma del dialogo, che, non essendo vincolata all'osservanza delle leggi del trattato rigorosamente scientifico, delle leggi matematiche, lascia spazio, porge campo, a digressioni talvolta non meno interessanti, curiose, dell'argomento principale.